Dove devi andare? Io a San Paolo. Al San Paolo, e fai a piedi fino al San Paolo? Ah. Però non prendi il pullman. Non ho fatto tempo. Però mi raccomando, qua quando venite su questa strada dovete mettere il giubbottino catarifrangente. Ah. Perché ti possono investire, metti che vieni di sera, ti capita di sera. Stiamo osservando. Vabbè, ma ti devo accompagnare. Quante ne dobbiamo fare noi? Dobbiamo accompagnare la gente perché il passaggio pedonale è com'è, non si può utilizzare e qui rischi di essere asfaltato. La bicicletta, mano. Beh, ti abbiamo accompagnato sul marciapiede, Maria, mi raccomando, marciapiede, non andare in mezzo alla strada. No, grazie. Beh, arrivederci, Maria. Siamo qui perché dobbiamo accompagnare la gente che percorre la strada, a piedi, perché i passaggi pedonali sono stati chiusi. Nel caso in cui non avesse avuto noi, Maria, e non avesse voluto camminare per strada, Maria avrebbe dovuto fare questo. Oh, 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 oh. Perché qui si balla. Bene hanno fatto a mettere in sicurezza il passaggio pedonale, nel senso che l'hanno chiuso completamente, però bene sarebbe lo stesso ripristinarlo, perché in queste condizioni è davvero pericoloso e qualcuno, ve lo assicuriamo, lo utilizza nonostante sia in questo stato per evitare di andare per strada come ha fatto Maria e rischiare di essere asfaltati da camion, autobus e macchine di vario tipo. Tra una via Sparano, un ponte adriatico, un waterfront, tutte queste opere mastodontiche, magari una passate di antiruggine sulla ringhiera la possiamo pure dare, mettere due basole e riaprire questo passaggio pedonale. Siamo al San Paolo, lontano quasi dal cuore, però qualche volta bisogna anche intervenire nelle piccole cose. Fermati, facci passare, grazie. Un attimo, a posto. Grazie signora. Tutto a posto, vai, puoi andare, fai passare i pedoni. Maria avrebbe dovuto fare così per evitare di essere travolta dalle auto, non da un insolito destino in un mare di agosto. Il problema è che questo passaggio pedonale ormai è interdetto, è stato chiuso perché qualche mese fa c'è stato un incidente, per sicurezza hanno murato gli accessi. Il problema vero, un altro dei problemi veri, sono tutti veri, è che purtroppo quando piove si fanno dei pantani da un lato e l'altro e quindi è difficile anche poter camminare in mezzo alla strada, sulla banchina. Insomma, questo tratto di strada è complicatissimo, cerchiamo di fare qualcosa per renderlo attraversabile, pedonabile, perché purtroppo qualcuno ancora lo percorre a piedi.